Dopo 5 anni, l'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese sta per risorgere. I cancelli dell'adesso sede della Blue Tech riapriranno nella fine della prossima settimana. I primi 10 ex dipendenti Fiat torneranno al lavoro. La società intende tornare a produrre auto ibride proprio nella storica fabbrica del Lingotto. Ad assicurarlo ai sindacati è stata proprio Blue Tech, che conta entro l'anno di far tornare in campo 250 operai su 699 ex Fiat, facendo partire quindi il progetto riguardante la produzione di componentistica per auto. L'accordo del contratto di sviluppo per riconvertire e riqualificare il polo industriale di Termini Imerese è stato siglato a Roma da Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, e Cosimo Di Cursi, amministratore unico di Blue Tech. Il futuro del programma dell'azienda consiste nel riassorbimento su larga scala di tutti i 699 operai entro il 2018. Nell'area del sito ex Fiat sorgerà dunque un nuovo stabilimento produttivo per la fabbricazione di componenti per auto e il principale cliente sarà proprio la FCA di Sergio Marchionne. La prima fase del piano industriale comporterebbe un investimento da 95,8 milioni di euro, di cui 71 già concessi da Invitalia, l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia. Intanto Blue Tech ha già versato 24 milioni di capitale necessari per sbloccare i fondi e partire con l'attività. Meno di 3 anni dunque, tutti gli ex lavoratori Fiat, ora dipendenti Blue Tech, attualmente in cassa integrazione in deroga, potranno essere riassorbiti.